Non sai cosa mettere nella parete dietro al letto? Lo spazio è vuoto da troppo tempo oppure vuoi cambiare l'effetto attuale? Ecco allora qualche idea che farà la differenza. Ciao, che piacere ritrovarti qui nel mio canale. Sono davvero felice di rivederti e ti do il mio benvenuto. Se sei nuovo o nuova, mi presento. Sono Mattia. E ogni settimana potrai trovare in questo spazio un nuovo video in cui ti fornirò i miei consigli e suggerimenti per personalizzare la tua casa e costruire un progetto fantastico per te e le tue esigenze. Iscriviti subito al canale attivando le notifiche se vuoi rimanere sempre aggiornato o aggiornata su questi temi. L'argomento di oggi è la camera da letto e insieme vedremo quali soluzioni si possono inserire sulla parete principale di questa stanza, quella della testata del letto, per arredarla in modo semplice e originale. Tengo a dirti che questo video nasce dalla richiesta di Antonietta, che ha manifestato il suo bisogno di ricevere un consiglio proprio per trovare la soluzione giusta e arredare la parete dietro al suo letto. Iniziamo quindi subito con i consigli di oggi. Facile da realizzare e in grado di cambiare velocemente l'aspetto della camera da letto è l'installazione di una mensola sopra la testata. Riuscirai in questo modo sia a decorare la parete che a fornirti un ulteriore piano d'appoggio, oltre ai comodini. La scelta del materiale e del colore della mensola dipenderà dallo stile della tua casa. Tuttavia, ti voglio dare un consiglio generale, ovvero quello di selezionare con attenzione la lunghezza della mensola e la distanza rispetto alla testata del letto, in quanto dovresti cercare di creare una composizione e quindi fare in modo che l'effetto d'insieme sia gradevole. Sulla mensola potrai poi sistemare qualche oggetto decorativo, delle cornici o dei portafoto e magari qualche pianta cadente. La soluzione più semplice di tutte è quella di installare un grande quadro oppure una composizione di cornici più piccole, posizionandole sopra la testata del letto. In questo caso è molto importante rispettare le giuste proporzioni, considerando anche la struttura del letto e la sua dimensione. È infatti importante non superare mai la larghezza del letto. E inoltre ricordati sempre di non appendere i quadri troppo in alto, perché altrimenti darebbero l'effetto di perdersi all'interno della parete e non creare un tutt'uno con il letto. Se deciderai invece di optare per un numero maggiore di quadri, allora dovresti proprio cercare di costruire una vera e propria gallery wall, con una serie di cornici abbinate tra loro e seguendo tutte le regole che già ti ho fornito nel video che tratta proprio di questo argomento e che ti lascio in descrizione qui sotto. Un'altra soluzione facile da applicare ed economica è l'utilizzo del colore. In questo modo potrai cambiare velocemente l'aspetto della tua camera da letto, conferendo un aspetto sicuramente diverso e piacevole. Le opzioni anche in questo caso sono differenti e la prima da considerare è quella di dipingere l'intera parete del letto, giungendo fino al soffitto. Oppure potresti creare una fascia orizzontale, raggiungendo circa un terzo dell'altezza della parete, oppure salendo un po' di più. O ancora potresti impiegare il colore in modo alternativo e creare degli effetti particolari. Se non lo hai visto, anche a questo proposito puoi trovare un video specifico e te lo lascio in descrizione qui sotto. Se opterai poi per una carta da parati, potresti anche non mettere altro a riempimento della parete, in quanto la carta fungerà da sola da decorazione muraria complessiva. Ci sono tantissime tipologie di carta da parati tra cui scegliere, con fantasie e colori vari. A te scegliere quella migliore per la tua camera da letto. Ma ti voglio dare un consiglio, ovvero quello di optare per una carta con un soggetto in grado di portare rilassatezza e serenità nello spazio, perché in questo modo riuscirai a facilitare il sonno e il riposo.
utilizzati per rivestire tutta la parete oppure solo una parte, i listelli in legno sono una delle soluzioni che preferisco per arredare la parete principale della camera da letto. Si tratta in realtà di una boiserie e puoi scegliere tra tantissime trame diverse di listelli con dimensioni e colori differenti sulla base del tuo stile e del tuo gusto personale. Una nota particolare che ti voglio ricordare è che con i listelli puoi anche inserire delle strip LED e creare così dei giochi di luce interessanti. Per farlo sarà sufficiente fissare i pannelli ponendo dietro un piccolo spessore in modo che siano leggermente deportati in avanti e che si riesca a creare così un effetto di luce sul retro. Come ti ho accennato poco fa, i listelli sono in realtà delle boiserie e quindi potresti considerarne altre tipologie come rivestimento e come soluzione perfetta per la camera da letto. Puoi scegliere dei motivi più classici o moderni, forme quadrate o allungate, da colorare con lo stesso colore del muro oppure in modo differente. Di solito per realizzare le boiserie si utilizzano materiali come il legno oppure il gesso, talvolta anche dei profili in polistirolo. La boiserie, soprattutto se in legno, può anche essere utilizzata in sostituzione della testata del letto, che quindi potrebbe proprio non essere presente. Ci avevi mai pensato? Se la camera è abbastanza spaziosa e se hai la possibilità di farlo, un'idea molto d'impatto è quella di costruire una controparete in cartongesso. Qui le opzioni sono diverse e potresti ad esempio creare un muretto non troppo alto. L'importante è che superi anche di poco la testata del letto. Oltre ad essere un elemento decorativo, fungerà anche come ulteriore piano d'appoggio. Molto comodo nel caso di camere molto piccole, perché si potrebbe a questo punto anche decidere di non installare i comodini. Nella costruzione di questa controparete in cartongesso si potrebbe anche pensare di inserire delle nicchie ai lati del letto e sfruttare in questo modo lo spazio in maniera intelligente. E potresti anche pensare di giungere con questa controparete fino al soffitto, creare diverse nicchie e vani che potresti anche decidere di illuminare con un'illuminazione adeguata. L'ultima idea che ti voglio fornire è quella di sfruttare al meglio lo spazio e costruire intorno al letto una parete attrezzata, inserendo dei mobili come delle colonne e dei pensili. Questa soluzione è l'ideale nel caso di camere molto piccole, perché oltre ad arredare la stanza, si crea anche un ampio spazio di contenimento. Per un effetto davvero originale, potresti cercare di costruire una composizione particolare senza limitarti al classico effetto di armadio a ponte. Sfrutta perciò profondità e altezze diverse dei moduli e se lo spazio lo consente crea soluzioni con nicchie su misura e un sistema di illuminazione integrato. Queste erano solo alcune idee che potresti sfruttare per arredare la parete della camera da letto. Sono perfette per una stanza matrimoniale, ma potrebbero anche essere delle ottime soluzioni per le camere singole. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi e quali siano le tue opzioni preferite. E inoltre ti ricordo che in qualunque momento puoi richiedermi quali altri temi ti piacerebbe che venissero trattati nel video, proprio come ha fatto Antonietta. Magari si tratta di argomenti che interessano anche ad altri. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e nel frattempo ti ringrazio e ti saluto. A presto!